Buongiorno a tutti, oggi vi vorrei parlare del famoso scandalo del CFA in Africa. Il CFA è il franco-francese in Africa e in particolare del documentario che il 19 novembre di quest'anno è apparso su Rai 2 nella trasmissione che vediamo in sottofondo. Night Tabloid. Durante il documentario durante la trasmissione è stato proiettato un documentario sull'Africa dove si racconta esattamente questa è la zona di influenza del franco CFA, che non è una moneta stampata da 14 stati africani a livello indipendente. Ma è una moneta stampata dalla Francia che obbligatoriamente deve essere usata da questi 14 stati africani che così non possono in pratica stabilire le loro politiche economiche a livello indipendente senza quindi sottostare al diktat della Francia. In particolare questa area dell'Africa francofona è controllata da governi i cui membri spesso fanno parte della della loggia massonica del Grand Orient di Parigi. Quindi le banche locali, oltre a imporre l'utilizzo di una moneta straniera al paese, non effettuano credito, non facilitano lo sviluppo di attività locali e praticamente impediscono la crescita del paese. Nei pochi casi in cui fanno prestiti a amici degli amici, spesso di razza bianca, diciamo così, gli interessi sono comunque fra il 15 e il 25%, per cui sono abbastanza proibitivi. La cosa importante è capire un po' come mai una Francia che viene fuori da una rivoluzione francese che doveva servire per liberarsi dai sovrani, eccetera, con la sua ghigliottina, poi alla fine è finita per diventare una nazione imperialista che sfrutta e impoverisce il continente africano. Beh, diciamo dal punto di vista paradigmatico, basterebbe pensare che la Banca Centrale della Francia, è sorta proprio dove una volta sorgeva la Bastiglia, cioè sulla Bastiglia è stata battuta e sulle fondamenta della Bastiglia trovate la sede della Banque de France. Quindi il grande passaggio, il grande cambiamento della rivoluzione francese è quella di sostituire all'imperialismo di un imperatore, di un re, se vogliamo, l'imperialismo dei banchieri. La Francia quindi è vero che sfrutta l'Africa, ma tuttavia quello che guadagna dallo sfruttamento del continente africano finisce solamente ai banchieri. I cittadini francesi non ne hanno benefici, tant'è che oggi c'è una protesta vastissima dei cosiddetti gilet gialli, dove centinaia di migliaia di francesi stanno protestando per le condizioni, in particolare per l'aumento del prezzo dei carburanti. Quindi il sistema di occupazione monetario che la Francia fa con l'Africa è lo stesso sistema di occupazione che abbiamo da parte della Banca Centrale di Francoforte nei confronti dell'Eurozona. Quindi l'euro in Europa funziona come il franco CFA in Africa. Questo vuol dire che noi andremo inesorabilmente verso una africanizzazione dell'Europa. L'Africa rappresenta il nostro futuro e già con la Grecia si è visto la direzione in cui stiamo andando. Per contrastare questo movimento, questa direzione che ci obbligano i poteri forti, che poi sono i banchieri internazionali, ci vorrebbe un governo altrettanto forte, che invece di limitarsi a misure marginali e cosmetiche,
adottino invece delle riforme sostanziali sia nel campo degli investimenti sia nel campo dell'assistenza a chi non ha un lavoro, chi non ha un reddito e quindi vive oggi in povertà. Per fare questo, il governo italiano non può altro che scegliere la strada di creare la sua moneta, che potrebbe essere anche un euro token sulla falsariga degli antichi biglietti di Stato a corso legale, cosa che oggi è tecnicamente fattibilissimo. Basta che ogni cittadino italiano si apra un suo wallet nella blockchain che verrebbe scelta dallo Stato. Questo tipo di soluzioni che sembrano utopiche non vengono trattate, non sono sul tavolo per un semplice motivo, perché lo Stato italiano, da quando c'è stata l'unità d'Italia, ha perseguito semplicemente l'interesse dei redditieri e dei creditori del paese. Quindi oggi lo Stato italiano funziona come un braccio armato del cartello bancario e impedisce in questo modo l'emancipazione dei cittadini ridotti a sudditi di questo sistema. So che dire queste cose sembra, diciamo, può essere abbastanza forte, ma tuttavia se non affrontiamo la vera essenza di questo sistema rimarremo anche noi, come i nostri cugini africani, sfruttati da un manipolo di banchieri anarchici che non si sottomettono a nessuna legge. Fa piacere la notizia che verranno assunti altri 9.000 carabinieri in Italia, ma saremmo curiosi di sapere quanti carabinieri ci vogliono per arrestare i capi di questo cartello bancario che ha finito per inquinare le istituzioni dello Stato. Scrivete la vostra risposta nei commenti e come al solito vi saluto fino al prossimo video. Arrivederci.